problemi della piattaforma e la carenza di vaccini, la campagna vaccinale prosegue a rilento in Calabria. Anche la regione non è più ultima, cancellate alcune sedute di richiamo previste per domani. 8 disabili di un centro diurno di Praia a Mare non riescono a vaccinarsi, esclusi dalla piattaforma di Poste Italiane. Dopo le proteste dei giorni scorsi, finalmente la tenda del triage del pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza è stata dotata di impianto di riscaldamento. Cassata dai giudici del Tribunale Amministrativo Regionale l'ordinanza del sindaco di Catanzaro con la quale aveva disposto la chiusura delle scuole. L'omicidio dell'imprenditore Filippo Piccione, avvenuto 28 anni fa a Vibo, fu deciso dalla Coscalo Bianco, giustiziato per vendetta. Buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli in primo piano. Parliamo di vaccini perché c'è stato un disguido questa mattina nel centro vaccinale di Via degli Stadi di Cosenza. Gli over 80 che dovevano effettuare il richiamo non si sono presentati. Intanto, considerati i problemi proprio con la piattaforma, si sta pensando ad affiancare un call center proprio al servizio degli utenti. Il cancello della palestra adiacente all'usca di Via degli Stadi ha chiuso presto questa mattina e non perché sia stato completato il lavoro previsto. I 3 medici in servizio nel centro vaccinale hanno inoculato soltanto 6 dosi di Pfizer sulle 57 previste. Il perché abbiamo faticato a capirlo, ma dopo un buco nell'acqua negli uffici di Via Milelli. I medici nostri sono andati. Allora deve andare alla COT. Aspetta un attimo, mi dicono che non ci sono niente là. Abbiamo avuto le risposte che volevamo presso la COT di Serraspiga. C'è stato un difetto di comunicazione. Gli anziani contattati non avrebbero inteso che l'appuntamento per il richiamo era mattutino e non si sono presentati. Il turno sarà recuperato in giornata. Problema risolto, almeno uno. Restano invece i tanti problemi con la piattaforma. Dopo il servizio mandato in onda ieri, siamo stati sommersi di segnalazioni da parte di soggetti fragili, impossibilitati a prenotarsi. Un disservizio che sta tenendo fuori dalle liste persone con priorità massima. Una soluzione potrebbe arrivare nei prossimi giorni. L'ASP sta pensando di affiancare un call center alla piattaforma per fugare dubbi e aiutare gli utenti. Del resto, in questi giorni la COT è presa d'assalto. Le 1500 telefonate relative al Covid e ai tamponi sono aumentate fino a 8000 per richieste su vaccinazioni di prima e seconda dose. A proposito di richiami, ce ne sono 400 da fare nel fine settimana con Moderna. Si spera che ci siano le dosi disponibili. Quello della disponibilità dei vaccini resta il problema più grave. In Calabria si potrebbe fare di più se ci fossero le dosi sufficienti e un'organizzazione capillare, magari utilizzando meglio i medici di base come sta avvenendo in provincia di Catanzaro. In merito al sospetto che i vaccini che avanzano quotidianamente non vengano utilizzati, visto che le fiale contengono 6 dosi e quindi bisogna vaccinare multipli di 6 persone, abbiamo ricevuto delle rassicurazioni. Pare che si attinga alle liste dei soggetti over 80 in possesso dell'ASP, quelle stilate con il vecchio metodo per intenderci. Una buona notizia, buttare anche una sola dose sarebbe gravissimo. Si perde. C'è sempre qualcuno. Considerato che ci sono migliaia di persone con patologie in attesa, come Stefania, Luana, Raffaele e tanti altri. Intanto vi raccontiamo la vicenda di 8 disabili di un centro diurno di Praia a Mare sul Tirreno cosentino che non riescono a vaccinarsi perché esclusi dalla piattaforma di Poste Italiane. La piattaforma per prenotare le vaccinazioni anti-Covid non è accessibile ai disabili. Sembra un paradosso, ma è così. A Praia a Mare gli operatori di un centro diurno non riescono a prenotare il vaccino per gli 8 disabili che assistono. Non riusciamo ad inserire i dati dei ragazzi sulla piattaforma che ci è stata inviata, la piattaforma nazionale gestita anche dalla Regione Calabria. La prima schermata già ci blocca, non riconosce i codici fiscali dei ragazzi, quindi noi abbiamo i ragazzi scoperti e ci sembra assurdo perché con le disabilità ovviamente abbiamo una gestione difficile, che sia la distanza o che sia la mascherina o il non toccare oggetti all'esterno, quindi siamo chiusi in sede senza poter uscire fuori. Capite bene che questi ragazzi hanno bisogno di fare attività all'esterno soprattutto, no? Parliamo di inclusione, parliamo di integrazione, non possiamo tenerli oltre il tempo già limitato che abbiamo nella sede, insomma.
I ragazzi sono affetti da varie disabilità, rientrano nella categoria delle persone fragili e a rischio, ma la piattaforma non riconosce i dati inseriti. Sono tutti in possesso della legge 104, tutti hanno la loro esenzione ticket proprio in base alla disabilità che hanno, e rivolgersi ai medici di base. Quindi gli elenchi sono semplicissimi da ottenere: attraverso i medici di base si arriva a stilare le liste delle vaccinazioni che in questo momento vanno fatte. E faccio questo appello a chi può fare qualcosa: tuteliamo questi ragazzi, facciamo in modo di non dover dire potevamo fare qualcosa in più. Tuteliamoli, perché veramente sono persone fragili, sono persone a rischio. Io credo che una comunità civile sia tale veramente quando tutela e protegge davvero le fasce deboli della propria comunità. E intanto i medici di famiglia non ci stanno ad essere tirati dentro nel calderone delle cose che non vanno proprio nella vaccinazione nella nostra regione. Attraverso il segretario provinciale fanno sapere: abbiamo stilato le liste dei pazienti considerati fragili e degli over 80, ma se non ci sono dosi neanche noi possiamo vaccinare. I medici di base, dopo l'accordo firmato con il commissario Longo per la campagna vaccinale, hanno stilato gli elenchi per indicare i pazienti fragili e over 80 e inviati alle ASP di competenza, come conferma il segretario provinciale del Sindacato Medici Italiani, Paolo Guglielmelli. Non si tirano indietro, ma la carenza di dosi ha frenato e non poco la campagna vaccinale. Abbiamo impiegato tantissimo del nostro tempo a stilare degli elenchi sia degli ultraottantenni che dei pazienti fragili. Questi elenchi sono stati regolarmente inviati alla ASP ed alla Protezione Civile, perché abbiamo avuto anche la collaborazione di associazioni che ci aiutavano a chiamare i pazienti a casa per avere il loro consenso a fare il vaccino, e praticamente sono stati chiamati poi in un secondo momento per la prenotazione, per indicare loro dove e quando veniva effettuato il vaccino. Chiaramente la nostra disponibilità c'è, è totale ed è quotidiana. L'unico problema è che non ci sono i vaccini. Quindi io posso parlarle, per esempio, l'esperienza del mio territorio di Montalto Ufugo. Noi praticamente su 1060 ultraottantenni aventi diritto siamo riusciti a farne solamente 180, perché poi non abbiamo avuto più la disponibilità dei vaccini. Le ripeto, abbiamo anche visto che c'è un po' di confusione dovuta al nuovo sistema di prenotarsi sulla piattaforma, tant'è che ai dirigenti dell'ASP ho chiesto: ma scusate, allora tutti gli elenchi che noi abbiamo già fornito non serviranno più a niente? Cioè i pazienti dovranno prenotarsi da soli? E io già mi pongo il problema di chi non ha un computer, di chi non lo sa usare, di chi veramente non è avvezzo a questo tipo di comunicazione. Cosa farà? Resterà fuori dalla vaccinazione? Oppure possiamo sfruttare la Protezione Civile o gli altri enti che si sono preposti e proposti per chiamare i pazienti a domicilio? E a proposito di vaccinazione, andiamo a vedere qual è la situazione nell'area centrale della Calabria. Vediamo come si procede a Catanzaro e a Lamezia Terme. Al via in Calabria la vaccinazione anti-Covid per i pazienti affetti da fibrosi cistica. Qui siamo a Lamezia Terme. All'interno dell'ospedale Giovanni Paolo II si trova il centro regionale di fibrosi cistica. Un grande traguardo. Penso che con orgoglio posso dire che siamo tra i primi centri in Italia, tra le prime regioni ad aver attivato questo tipo di vaccinazioni. Sono stati somministrati 72 vaccini. Naturalmente il target erano soggetti adulti, perché nei bambini ancora non esiste un vaccino. Abbiamo utilizzato il vaccino Pfizer, hanno fatto il primo ciclo di vaccinazioni, tra due settimane faremo, cioè tra 21 giorni dall'inizio, faranno la seconda dose.
Da Lamezia a Catanzaro, dove proseguono le vaccinazioni anti-Covid, molti pazienti in attesa di ricevere la dose del vaccino. Nel centro vaccinale, oltre alla somministrazione vera e propria, c'è anche il supporto alla compilazione della modulistica. Ma quanti vaccini vengono somministrati quotidianamente? Tra i due presidi, una Pugliese e Ciaccio, riusciamo a raggiungere i 250 vaccinazioni al giorno. Le vaccinazioni proseguono come da calendario nazionale. Adesso stiamo procedendo con la vaccinazione dei pazienti rientranti nella categoria degli estremamente vulnerabili. Importante poi il supporto fornito ai sanitari dai volontari. Con la presenza quotidiana di dai 4 ai 5 volontari comprensivi di medico che si mettono a disposizione non solo dell'azienda ospedaliera ma dell'utenza, e quindi questo ci permette di aumentare il numero dei soggetti che possono essere vaccinati. Sicuramente è un grande privilegio poter essere utili alla società, alle persone che in questo momento hanno bisogno. I sindaci e i sindacati scendono in campo per smuovere proprio la situazione sulla campagna vaccinale. I primi cittadini di Laino Borgo e Mormanno scrivono di trasferire le competenze ai comuni, mentre la triade sindacale lancia un appello invece a Mattarella e a Draghi e chiede di non lasciare sola la Calabria. Pensare di dover centralizzare il sistema di prenotazioni dei vaccini rischia di far saltare la best practice che invece i territori e le amministrazioni hanno messo in piedi per la prima parte della campagna vaccinale. Così i sindaci di Mormanno, Giuseppe Regina, e di Laino Borgo, Mariangela Russo, che hanno inviato due differenti lettere al presidente facente funzioni Spirlì, al commissario Longo, al commissario dell'ASP di Cosenza, Vincenzo La Regina, e al direttore sanitario Esaro Pollino, Francesco Di Leone. Quello che si sta verificando in queste ore è semplicemente aberrante, sostengono. È necessaria una revisione urgente delle scelte in merito al piano vaccinale per evitare che il sistema vada incontro al suo fallimento. Se vogliamo uscire da questa pandemia, aggiungono i due primi cittadini, bisogna aumentare i punti logistici per la somministrazione, facendo riferimento ai comuni, trasferendo le competenze e le responsabilità alle task force comunali. Un'altra lettera, questa volta rivolta a Mattarella e a Draghi, l'hanno scritta invece i segretari generali di CGIL, CISL e UIL, sposato Russo e Biondo. La nostra regione, scrivono, da sola non ce la può fare. Vogliamo dare voce alla preoccupazione di tutti per la lentezza, le inadempienze, la confusione nelle vaccinazioni anti-Covid. Mentre aumentano i contagi e la pressione sugli ospedali, scrivono, si parla di 83.000 dosi di vaccino consegnate alla Calabria e non utilizzate, che non si sa che fine abbiano fatto. Ne sono in arrivo 100.000. Se non ci sarà un'accelerazione nella somministrazione, i ritardi si cumuleranno. Chiediamo si intervenga per sapere quale sia lo stato dell'arte del piano delle vaccinazioni in Calabria. Chiediamo di sapere quali siano le condizioni reali dei presidi sanitari. Vorremmo capire inoltre come la Regione Calabria intenda organizzarsi per la vaccinazione dell'intera popolazione calabrese. Con questa lettera chiedono al governo la nomina dei due subcommissari ad acta per il piano di rientro, nonché di mettere realmente l'ufficio del commissario nelle condizioni di funzionare con la dotazione del personale necessario. Solo così si può evitare l'isolamento, scrivono, della Calabria rispetto al resto del paese. Parliamo invece adesso di contagi, perché secondo i dati del bollettino regionale di oggi sono 365 i nuovi positivi e 5 le vittime. In risalita ai contagi in Calabria, sono 365 i nuovi positivi a fronte di 3.274 tamponi effettuati. Le persone risultate positive al coronavirus dall'inizio della pandemia nella nostra regione sono 44.349, quelle negative 546.943. Preoccupa ancora il Cosentino, i casi confermati oggi sono così suddivisi. A Cosenza 175, 63 a Catanzaro, 56 a Crotone, 23 a Vibo Valentia e 48 a Reggio Calabria. I ricoverati in area medica crescono di 3 unità a 326, mentre quelli in terapia intensiva restano stabili per il secondo giorno consecutivo, e cioè a 33. 5 le vittime di oggi, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 782.
Ora andiamo al pronto soccorso di Cosenza, la tenda bianca dell'esercito in cui sostano i pazienti Covid prima del ricovero è stata dotata di riscaldamento dopo le polemiche dei giorni scorsi. Questa mattina non c'erano le ambulanze in fila davanti l'Annunziata, ma il virus continua a preoccupare, pochi i posti liberi in terapia intensiva. Oggi sul piazzale del pronto soccorso di Cosenza non c'è per fortuna la fila delle ambulanze che abbiamo visto nei giorni scorsi, ma qualcuno arriva e si seguono i protocolli, prima il passaggio nella tenda pre-triage, la tenda blu della protezione civile, poi, se positivi al Covid, il trasferimento nella tenda bianca dell'esercito che finalmente è stata dotata di riscaldamento. Nei giorni scorsi polemiche e proteste per i pazienti lasciati in attesa al freddo. Noi in effetti avevamo comunque una tenda riscaldata, non aveva queste performance che ha questa attuale, proprio deputata quella dell'esercito a situazioni di questo tipo. In più c'è stata anche una calamità del tempo che in quei giorni ha aumentato fortemente il disagio per quelle che sono le temperature basse che noi abbiamo avuto. Avete attivato anche altri 14 posti letto, avete fatto spazio nel reparto di geriatria. La nostra azienda ha ampliato i posti del Covid, che sono praticamente 14, come diceva lei, della geriatria Covid ampliabili fino a 20, e in più non ha abbandonato il percorso del non Covid perché continua l'affluenza ancora del non Covid, e abbiamo ampliato anche i posti della medicina non Covid. Perché è stato necessario, i posti non c'erano lunedì quando da Rossano è stato necessario trasferire i pazienti a Reggio e a Taranto? Dipende molto da quanti pazienti arrivano in pronto soccorso, cioè c'è un numero prestabilito e non puoi chiaramente poi aumentarli più di tanto. D'altra parte sì, c'è il problema, ma l'ospedale non può essere un ospedale Covid soltanto, c'è la patologia non Covid che ha la sua importanza e che purtroppo anche quella fa morire le persone. La terapia intensiva che tanto ci spaventa, quanti posti sono occupati in questo momento? Noi abbiamo 10 posti occupati al momento, 13 sono quelli disponibili, ce ne sono 8 occupati in subintensiva, 12 disponibili. Quindi abbiamo un margine, speriamo di non occuparli, ma comunque c'è un margine di possibilità di ricovero ancora. Parliamo invece adesso di TAR e di scuola, perché c'è un vero e proprio braccio di ferro fra il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo e il Tribunale Amministrativo Regionale, ma andiamo con ordine, andiamo a vedere intanto cosa è accaduto questa mattina. È stata cassata dai giudici del Tribunale Amministrativo l'ordinanza del sindaco di Catanzaro con la quale aveva disposto la chiusura delle scuole. Oggi la decisione del TAR, che ha sospeso il provvedimento di chiusura delle scuole cittadine di Catanzaro dopo l'ordinanza emessa lo scorso 19 marzo dal sindaco Abramo, che disponeva la didattica a distanza per il vorticoso aumento di casi di positività. Dunque da domani si torna in classe. Non è la prima volta che il Tribunale Amministrativo Regionale si esprime in maniera simile riguardo le sospensioni della didattica in presenza. La trattazione collegiale è stata fissata per il 14 aprile, ma intanto gli studenti di ogni ordine e grado, sia nelle scuole statali che paritarie, torneranno fra i banchi. Su questa decisione interviene anche il leader di diritti civili Franco Corbelli, protagonista nelle scorse settimane di alcune proteste per chiedere la DAD per gli studenti calabresi. Faccio questo nuovo appello, anzi questa nuova protesta in queste condizioni, con questa mascherina, per far capire e ricordare a chi decide in che condizioni sono costretti a stare per ore e ore i nostri bambini e ragazzi nelle scuole insieme ai loro insegnanti. E lo dico subito, al TAR che ha commesso un nuovo grave errore riaprendo le scuole a Catanzaro. Il TAR non ha alcuna competenza scientifica per poter stabilire se le scuole sono pericolose o meno. Dopo che l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ha chiesto la chiusura delle scuole per il dilagare dei contagi, non può un TAR, senza alcuna, ripeto, valutazione scientifica, riaprire le scuole e mettere a rischio centinaia di bambini, di ragazzi, gli insegnanti. Questo è accaduto. E allora preannuncio una nuova, civile, gandiana ma clamorosa protesta. Il TAR rispetti i ruoli, non compete al TAR
riaprire le scuole, lo devono stabilire autorità scientifiche e sanitarie, e avevano stabilito e hanno stabilito che le scuole sono un luogo pericoloso. Ecco perché invito i sindaci calabresi, i coraggiosi sindaci calabresi, a chiudere le scuole nei loro comuni, perché solo in questo modo noi potremo salvare la Calabria, potremo salvare migliaia di bambini, insegnanti, le famiglie. E l'appello che faccio oggi, non abbiate paura, cari sindaci, io sono e Diritti Civili sarà al vostro fianco. E intanto in serata proprio il sindaco Sergio Abramo ha annunciato sui social proprio la firma di una nuova ordinanza di sospensione dell'attività didattica in presenza, valida da domani 25 marzo e fino al 31 marzo proprio negli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunale. Il provvedimento tiene conto, spiega il sindaco, delle informazioni chiave fornite dall'ASP di Catanzaro, l'unità operativa Igiene e Salute Pubblica, a seguito di una mia richiesta di chiarimenti, difficoltà nel tracciamento dei positivi e dei contatti stretti, criticità nella gestione dei tamponi, rischio di completa saturazione degli ospedali e anche vaccinazioni dei docenti ancora limitate e rischio diffusione delle varianti fra i più giovani. L'ASP conferma che l'incidenza significativa di nuovi casi positivi al Covid nella popolazione scolastica della città è tale da ritenere necessaria la chiusura degli istituti scolastici, scongiurando il rischio che la situazione sanitaria possa aggravarsi provocando danni irreparabili. La prevenzione e la salvaguardia della salute, scrive ancora il primo cittadino, specialmente dei più giovani, restano i valori prioritari rispetto ai quali non si può in alcun modo arretrare di un centimetro. Queste le parole del sindaco Sergio Abramo, che quindi ha disposto una nuova chiusura delle scuole a Catanzaro. Parliamo adesso di cronaca, perché fu ucciso per vendetta l'imprenditore Filippo Piccione, ucciso appunto in un agguato a Vibo 28 anni fa, due le persone arrestate, il delitto sarebbe stato deciso dai vertici della cosca Lo Bianco. Per 28 anni l'omicidio di Filippo Piccione, imprenditore e geologo ucciso la domenica di Carnevale del 21 febbraio del 1993 a Vibo Valentia, è rimasto avvolto nel mistero. Oggi la svolta nelle indagini e l'arresto dei presunti responsabili. Per gli inquirenti ad uccidere l'imprenditore sarebbero stati Salvatore e Rosario Lo Bianco, destinatari del provvedimento eseguito all'alba di oggi dai carabinieri del ROS e del comando provinciale di Vibo. L'indagine è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, è nata da uno stralcio del procedimento Rinascita Scott. Tra le pagine della maxi inchiesta è finito anche il racconto del collaboratore di giustizia Andrea Mantella, dichiarazioni rese alla DDA di Catanzaro nel 2016. Gli inquirenti hanno trovato riscontro alle dichiarazioni del pentito, riuscendo così ad individuare gli assassini dell'imprenditore. Una vendetta alla base dell'omicidio deciso dai vertici della Cosca Lo Bianco, attiva nella città di Vibo. Ritenevano infatti l'imprenditore coinvolto nel delitto di un loro congiunto, Leo Luca Lo Bianco, ucciso nelle campagne di Vibo il 1 febbraio del 1992. I colpi di fucile che causarono la morte di quest'ultimo erano stati esplosi dall'interno di una proprietà di Filippo Piccione. Tale circostanza ingenerò all'interno della Cosca Lo Bianco il sospetto di un coinvolgimento dell'imprenditore vibonese, secondo quanto ricostruito anche attraverso l'esame delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. E questa mattina i carabinieri hanno notificato avvisi di garanzia anche ad altre 8 persone. E ora ci spostiamo nel Reggino per la conferenza dei sindaci della Locride che si è svolta a Siderno. Rifiuti e sanità, le priorità. Giornata intensa quella dedicata ai problemi della Locride dal presidente della città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Come primo atto Falcomatà ha effettuato un sopralluogo sulla provinciale che collega Locri a Gerace in due tratti interessata da pericolose frane che rendono difficoltoso il transito e rappresentano certamente un rischio per l'incolumità. Successivamente incontro istituzionale con gli amministratori comunali in municipio a Gerace. Qui è stato approfondito il contenuto di un progetto di riqualificazione dell'antico borgo, tema peraltro trattato in uno speciale del TG10 in diretta dalla città dello Sparviero un anno fa, nel quale si anticipò proprio che la riqualificazione sarebbe stata una certezza. Da Gerace ad Antonimina per incontrare i responsabili del centro termale, una realtà importante, da tempo però in attesa di un serio rilancio. Adesso tocca a noi spingere anche politicamente
affinché questi progetti vedano la luce, vengano finanziati e finalmente si possa firmare la convenzione per il bando periferie che interessa tantissimi comuni e la città metropolitana, in particolare qui sulla Locride. Nel pomeriggio poi incontro con i sindaci della Locride. Falcomatà ha chiuso l'assemblea dei primi cittadini dell'Alto Ionio Regino. Molte le tematiche affrontate, tra queste sanità e naturalmente l'emergenza legata al Covid. Il sindaco di Reggio reputa che questi incontri debbano diventare un'abitudine per arrivare ad un regime di lavoro più efficace. E adesso vediamo la nostra rubrica dedicata alla borsa. Chiusure in ordine sparso per le borse del vecchio continente. I dati diffusi in giornata sull'attività economica dei paesi europei hanno evidenziato nel complesso una ripresa trainata soprattutto dal comparto manifatturiero. L'economia dell'Eurozona è tornata a crescere dopo sei mesi, con il PMI composito a 52,5 punti e il PMI manifatturiero sui massimi dal 1997 a 62,4 punti. In Germania l'istituto IFO ha abbassato le stime sul PIL del 2021 dal 4,2 al 3,7% a causa dell'aggravarsi della pandemia che ha portato il paese ad un nuovo lockdown, in scia a provvedimenti analoghi in Francia e in Italia. Pesano anche i ritardi nelle campagne vaccinali e i dubbi sul farmaco di AstraZeneca, oltre al monito dell'OMS secondo cui il recente aumento di vittime e contagi rappresenta un trend molto preoccupante. Negli USA il PMI manifatturiero è salito lievemente a 59 punti e l'indicatore relativo ai servizi è aumentato a 60 punti, mentre il composito rallenta leggermente a 59,1 punti, ma continua a rilevare un'espansione. Sullo sfondo, le ipotesi di un incremento al 28% dell'aliquota fiscale per finanziare il piano infrastrutturale, dopo che Trump l'aveva abbassata dal 35 al 21%. A Piazza Affari il FTSE MIB archivia gli scambi e rialzo dello 0,4%. In lieve calo il DAX di Francoforte a meno 0,4%, flat il CAC 40 di Parigi. Positivi l'IBEX 35 di Madrid a più 0,6% e il FTSE 100 di Londra a più 0,2%. Mentre a Wall Street avanzano il Dow Jones a più 1%, l'S&P 500 a più 0,7% e arretra il Nasdaq a meno 0,4%. Sul Forex, l'euro-dollaro continua ad arretrare a 1,184, mentre il cambio tra biglietto verde yen risale a 108,8. Recuperano terreno le quotazioni del greggio, con il Brent a più 5,4% a 64,1 dollari e il WTI a più 5,6% a 61,0 dollari al barile. Sull'obbligazionario, lo spread BTP Bund resta in area 95 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,59%. Tornando a Piazza Affari, Leonardo chiude in calo del 6,1% dopo il rinvio dell'IPO della controllata statunitense DRS. In rosso anche Amplifon a meno 4% dopo gli acquisti di ieri, mentre avanzano i petroliferi Tenaris a più 3,7%, Saipem a più 3% ed Eni a più 2,7% in scia al greggio. Grazie e buon proseguimento di serata! Vediamo adesso invece le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Si avvicina da ovest un vasto campo anticiclonico che determinerà un progressivo miglioramento del tempo accompagnato da un rialzo delle temperature. Domani generalmente poco nuvoloso, salvo locali addensamenti più consistenti con occasionali brevi piovaschi sul Regino e sulle coste ioniche settentrionali. Temperature in graduale aumento. Passiamo a mari e venti. Domani mosso il Tirreno, poco mosso lo Ionio. Ventilazione debole dai quadranti settentrionali sul Tirreno, di direzione variabile sullo Ionio. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.